Bene, bene, salve a tutti, Vincent Warlike, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Era un pochino che non facevo dei video, perché magari ho giocato ad altro, c'è anche altro nella vita. Volevo staccare un po' la spina di Total War, comunque adesso eccomi qua, rifacciamo qualche video, non vi preoccupate. Allora, siamo ancora qua con questi dannati, proprio dannati avari. Non mi ricordo neanche cosa stavamo facendo. Se avevamo vinto una battaglia qua. Siamo in rosso. Presto, ci si prospetta uno scontro con i bavaresi. Sicuramente dovevo passare il turno perché sono anche senza denaro, anzi non ne guadagniamo proprio. Guardiamo se le tasse sono già su a manetta. Va bene, passiamo il turno, vediamo cosa accade. Vabbè, sono sull'orlo della bancarotta, che ti devo dire? Allora, guardiamo se abbiamo la possibilità di recuperare almeno quei 187, 37. Abbiamo qualche mercenario in giro, guardiamo. Guardiamo se abbiamo qualche mercenario nelle file, non mi pare. Vabbè, possiamo in ogni modo mandare a casa qualcuno. Mandiamo a casa via questo. Niente, questo li ho messi insieme. Allora, niente, mandiamo a casa questi. Ah no, siamo già a posto. Ah, quindi se io li unisco spendo meno. Fai vedere. Allora, uniamoli, buonanotte. E come aumenta il denaro, guarda mo. Unendo le unità si risparmia. Allora facciamolo, poi dopo andremo a risistemare i ranghi. Cioè, oddio, ad aumentare il nostro esercito. Così va bene. Allora, questo e questo qua, ok, questo e questo, ok, quindi siamo già un po' più in alto di prima. Forse anche queste navi qua sarebbe il caso di unirle. Questa addirittura possiamo congedarla. Qui al momento non sembrano esserci nemici, almeno non qua nell'immediato, quindi andiamo a passare il turno. Allora, faticamento da guerra. Perché? Perché? Perché che non siamo affaticati? Non è una vita che non faccio guerra. Allora, nascita di un canato, diventa canato degli avi, estende la tua influenza, fonda il regno di queste terre, costruisci l'eredità che duri per secoli, fallo e otterrai la gloria eterna. Tutti conosceranno e rispetteranno il tuo nome. Il leader della tua fazione deve essere almeno di grado 5, turni rimasti 305. Ok, allora grado guadagnato per Octar. Pace negoziata tra chi? Tra i separatisti e Cordova. Allora, tratto acquisito Elak, che è il nostro khan. Più lealtà, integrità almeno, vabbè, meno ordine pubblico, vabbè, però ci serve questa integrità perché se no ci tocchi decimare sempre gli eserciti. Allora, sviluppo. Esperienze in battaglia, maestri cavalieri cavalli, sostituisce gli arcieri nobili avari che andranno sicuramente a costare anche di più nel mantenimento. Quindi aspettiamo un attimo di far soldi, di fare cassa. Andiamo a vedere di quale altra tecnologia possiamo aver bisogno. Allora, entravate derivate delle incursioni, facciamo questo perché non ce l'ho. Velocità di ricerca, via, facciamo le incursioni qua, no, se no cosa avevamo qua? Arcieri. Ah no, ma noi stavamo andando qua per fare sto cavolo di Imperium, che
che dobbiamo fare la sala dei campioni, no, facciamo questa perché così possiamo reclutare la fanteria pesante. Allora, intanto qua avanzano delle armate. Va bene, allora. Soldi non ne abbiamo. Costruzione c'è qualcosa che... Mamma mia, meno 12. Oddio. Oddio, meno 18 l'ordine pubblico, meno 18 qua. Andiamo molto male, molto male, fa vedere. Allora, 14 turni da guerra civile. Qua 9 turni. Qua 11 turni. Mamma mia, io non voglio la guerra civile. Allora, se torniamo ad abbassare un po', andiamo sempre sotto. Che cacchio. Allora, te mettiti in marcia normale, tornatene qua. Ok. Eppure, ok, va bene. Qua siamo a 3, va bene. Allora, dobbiamo fare cassa, dobbiamo far cassa. Qui no, non mi sembra il caso. Che cacchio facciamo? Andiamo a vedere un po' di diplomazia. Allora, Taifa di Valencia. Abbiamo un patto di non aggressione, chissà. Do not wander in like a desert beggar. If you have something to say, say it like a civilized man. Allora, facciamo un accordo commerciale e basso, via. Niente. Allora, te già mi stai sulle balle, eh? Al Regno della Bretagna. The Lord will have me listen Un to you, accordo but do not commerciale pass the è day in sempre words. basso. Allora, un The Lord will have me listen to you, patto di non but do not pass the day in words with. aggressione. No, ma stai calmo. Allora, Nord Albingia, chiediamo di fare Come, una come, let pace. me hear your talk. I warn you. Concordia, mio cavolo. Allora, Concordia, ho la stufaglia qua. Sono in miglioramento con noi, ma che ce frega. Dov'è qua Carlemagno? Speak your terms. Give words plentiful haste. Ehi, Other business sì. calls this day. Dai, partecipiamo alla guerra. Madonna, ma noi siamo in guerra con così tante gente. Allora, pure contro lo... qua, l'Ostfalia è basso, niente. Allora, andiamo a vedere i nemici dei nostri amici. Chi c'è? Il Califfato di Cordova, i nostri alleati militari. Guardiamo dov'è. Qua. Please be seated and take wine to cool the head before we hit the day with È words. basso, dai, cavolo. Volevo fare su dei soldi, non ci riesco. Allora, niente, andiamo ad For the eliminare tribe! qualcun altro, ragazzi. Andiamo a eliminare qualcun altro. Tiriamo via della cavalleria qua. Meno 3. E poi. No, questi qua mi servono. E come? Allora, quelli là mi servono. For Qui, the guardiamo tribe! qua, una cavalleria qua, via. Va bene, dai, torniamo in positivo, andiamo avanti ancora, non abbiamo niente, tante cose da fare, purtroppo. Allora, Octar, purtroppo non abbiamo tante cose da fare perché stiamo cercando di ristabilire un po' l'economia. Allora, te che sei un campione, consente l'addestramento, guardiamo se è storcere. Sicurezza nella provincia.
Mettiamo sicurezza nella provincia e addestramento militare, questo qua, via. Passiamo nuovamente il turno. Allora, fazione distrutta, regno degli Asturio, vabbè, non ci interessa tanto. Guardiamo intanto qua che cavolo hai girato qua. Che te giri. Allora, intanto guardiamo qua che uomini sulle navi lombarde vengono in verso di noi. Anche questa della Dema di Sicilia viene verso di noi. Intanto tornano in campo gli agenti lombardi e qui intanto invece i bavaresi si sono fortificati sulle Alpi e niente, non ci abbiamo mica tanto da fare, c'è mica tanto da ridere. Allora, andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti, via, non possiamo solo aspettarli qua. Allora, attività di un agente ostile, una spia regno dei Lombardi, fallimento critico, voleva causare un incendio, quindi noi l'abbiamo rimandata a casa per fortuna ragazzi, per fortuna. Allora, mi serve subito di mettere un campionissimo in campo, un campionissimo, dai vai subito qua, che devi andare a ammazzare della gente. Allora, con i siciliani non siamo in guerra. Allora, i lombardi si riappropriano di Aquileia. Noi non vediamo una lira. Allora, qui danneggiare con incendio 500, miseria. Ai 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 ai. Chi ci abbiamo qua? Andiamo a dare un'occhiata. Is there nothing else? Vabbè, qualche fanteria pesante ce l'hanno. Allora, guardiamo un po'. Ma ci abbiamo delle cose in costruzione? Niente, è possibile. È possibile che non ci sia niente che stiamo costruendo. Ai 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 ai. Allora, niente, andiamo avanti ancora. I have offered prayers in the hope of a short war, Allora, even though I yearn chiedo for your aiuto suffering. ai tuoi alleati. Che vogliono? Che vogliono? Ho pregato che sono deciso la vostra sofferenza. Che cazzo vuole questo qua? Ah, mi dichiara guerra? Ma che vuoi? Va bene, dai, vieni. Tanto il Califfato di Cordova intanto ci aiuta. Allora, c'è riuscito finalmente a darmi fuoco. Attività di un agente ostile, fallimento parziale, successo, infatti hanno mandato a casa la mia spia, raccolto abbondante, va bene. Allora, agente scoperto. Cominciamo da capo, guerra dichiarata, ok, agente d'incognito scoperto. Allora, la questione è che qui ci si stanno accingendo tutte le armate nemiche, quindi qui abbiamo i bavaresi, qui nell'ombra c'è un esercito dei lombardi che adesso andiamo a scoprire. Tanto uccidiamo questa merda qua, sì, anche se non fai il giro del mondo. Successo. Che succede? Ah, ecco. Allora, te vai a fare un giro qui, via. Are you sure there is nothing else? Treading secret paths. Ah,
Volevo solo andare a vedere. Eccoli qua ragazzi, eccoli qua, arriva la Demi di Sicilia ragazzi. Qui siamo in trappola, questo non può fare niente, un anatema, lanciagli un anatema, qualcosa, via, passiamo il turno. Ragazzi, ragazzoni, allora. Come si dice? Questo è uno scacco matto. Non possiamo neanche ritirarci, vabbè, facciamo un salvataggio qua, veloce. Poi andiamo a combattere. Bene, allora, ho schierato già l'esercito, come potete vedere, quindi cerchiamo di difendere il punto più alto della nostra piccola fortezza. Iniziamo la battaglia. Ho tenuto la cavalleria all'esterno, adesso la portiamo lontano da qua, la utilizzeremo per schiacciare il nemico contro la nostra fanteria. Adesso non so neanche da dove possa entrare l'altro esercito. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Comunque dovrebbe essere sempre nella stessa zona, se non sbaglio. Abbiamo avvistato il nemico. Dove cazzo sono? Let's go. Ah, eccoli là. Ce l'abbiamo qua alle spalle, altri 1700 uomini, va bene, cercheranno di spingere tutti qua su. A questo punto speriamo che almeno uno di questi punti diventi, non ci sia bisogno di difenderli, così posso cercare di mettere tutti gli uomini in un lato. Direi che possiamo mettere delle frecce pesanti sicuramente per il fatto che abbiamo a che fare con delle fanterie pesanti. Intanto possiamo anche andare già a disturbare un po' le cavallerie nemiche. Con che facilità mi fanno fuori le torri. Abbiamo perso una torre. Andate a farmi fuori questi, per favore. Dobbiamo difendere la barricata. Dai su ragazzi. Ready for battle.
Via, via di qua Lancers, che ci stanno tirando frecciate. Veloci, veloci però, dai, su. Il nemico si rifiuta di accettare la chi sconfitta. È questo? Ha raggruppato le sue unità. I nostri tirate qua il re. E se la stanno dando a gambe. Una schermaglia. Il generale nemico è morto. Dai, fate fuori qua un po' di gente, ragazzi. Vai, decimate un po' di corazzati qui, ragazzi, su. Che cacchio è che mi tira così? Keep watch. I nemici ci sono addosso, sono alle mura. Andate a tirare qua in mezzo, su, dai. Voi andate ad attaccare quelli là. Tirate qua, tirate qui, ragazzi. Allora, direi che da quel lato là siamo abbastanza coperti, quindi portiamo subito qua le nostre unità, ragazzi. Andiamo a chiudere il muro. Senza il coso qua, veloce qui, andiamo a tirare. Correre, correre. Dobbiamo andare a eliminare un po' di questi arcieri. Dai, dai, su, ragazzi, su. Dai, forza, forza, forza. Stanchiamoli, stanchiamoli. Dai, sono esausti, sono stanchi. Possiamo farcela. Ce la possiamo fare. Andiamo qua, andiamo a tirare qui, ragazzi. Tiro normale, ragazzi. Tiro normale che è più efficace contro gli arcieri. Una tragedia! Il nostro generale è morto per mano dei nemici! No, è morto il can, e figurati! Ma te che cacchio fai qua? Forza, forza, ragazzi, andiamo qua a eliminare sti arcieri! No, i can, che can! Ma è possibile che muoiano con una facilità impressionante? Giro fanno sti qua.
Ok, va, almeno gli arcieri a cavallo ce li abbiamo ancora. Gli arcieri suoi sono stati sconfitti, molto bene. Sono andati in rotta. Venite qua, tiro pesante, tutti quelli che hanno qualcosa da tirare. Vai, tirato un po' lì. Voi avete finito. Voi avete finito. Quindi andate qua. Su, dai, che ce la facciamo. Arriveranno molto, sono molto esausti, molto stanca, scossa, esausta, subisce il fuoco, esausta, subisce il fuoco, entusiasta sotto il fuoco nemico. Questi qui ci godono I proprio andare nostri in uomini battaglia. stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso! Ma chi? Via. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Siamo pronti allo scontro. Tanto qui insistiamo a tirare frecce. Vabbè, mandiamo anche qua i membri della tribù a combattere. Allora, se queste fanterie non ci inseguono più, anche un attacco alle spalle con la nostra rimanenza di cavalleria, portiamoli qua adesso. Rimasti tutti quelli pesanti. Forza ragazzi, forza. Non cedete il passo. Ok, diamo un colpo qua dietro. Anche qua diamo un colpo con le nostre cavallerie, anche se non sono le più adatte, ma va bene. Tanto le teniamo un po' impegnate, andiamo via, andiamo via. I nostri uomini sono disperati e se la stanno dando a gambe. Dai su. La mia cavalleria è sparita così nel nulla. Ai ai ai. Dai su. Dai, tirate un po' questi, via.
Sì, però te l'hai tirata gli una frecciata, che cacchio. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Dai, mandateli a casa, via. Voi cosa fate? Una sosta? Una siesta? Avanti ragazzi, su. Dai che iniziano a cedere. Un'intera unità è stata sbaragliata. Ottimo, ottimo, via, via, vai, dai, dai che cedono, dai che cedono. Ok, via. Grande! Grande, grande ragazzi. Grande, grande, grande. Sei a un passo dalla vittoria. Eh sì. No, diciamo che ho già vinto, però. Allora, guardiamo un po'. Direi che insomma le unità, bene o male, ci siamo tutti. Chi più e chi meno. Quindi non dovrebbe essere una sconfitta di misura, anzi una vittoria. Non dovrebbe essere una vittoria di misura o una vittoria pirrica, ma una vittoria decisiva, visto che abbiamo fatto fuori più di 3.000 uomini sicuramente. Adesso vado avanti un po' io ad eliminare un po' di gente e ci vediamo dopo. Niente, mi dà una vittoria di misura anche in questo caso, sì, che ho avuto 800 perdite contro le sue 2.800, praticamente ho ammazzato più, cioè ogni mio soldato ha ammazzato un suo soldato, quindi cioè va bene così, dai, prendiamolo così com'è. Non rimane tanto degli due eserciti nemici, quindi assoldiamo i guerrieri. Intanto ne arrivano altri due a battere cassa, anche tre. Richiami il dovere. Chi richiamiamo? Va bene questo qua. Perché è morto il mio clan. Allora, che è? Attività di un agente ostile. Tush, fallimento parziale, ok. Lombardi, Tush, che palle, ricominciamo tutto da capo un'altra volta con ste cazzo di tutti deceduti, reggenza, erede nominato, cane inaffidabile, vai, conquisti dei. Che palle. Sì, ma dai, non è possibile che mi muoiano tutti, cioè. E qui si ricomincia da capo, nessuno che c'ha della fedeltà. Allora fammi vedere questo. In realtà 8, 10, 9, qui il dominio stava salendo un po', e che caspita. Melnrot, che è questo? Melnrot, ok, che abbiamo qua? Va bene, concludiamo qua questo episodio. Siamo da capo, sembra di rivedere i propri primi episodi. Adesso non so come andrà a finire. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.